Ciao ragazzi, sono Cimini e quindi sono un cantautore e non sono un attore. Metto le mani avanti perché oggi voglio leggervi una filastrocca in cielo e in terra di Gianni Rodari, secondo me molto bella per il momento e per l'occasione. Quindi state molto attenti perché nasconde delle verità. Si chiama Il paese dei bugiardi. C'era una volta, là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità. Non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole c'era subito uno pronto a dire che bel tramonto. Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si lagnava la gente. Oibò, che notte bruna, non ci si vede niente. Se ridevi ti compativano. Poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male? Se piangevi, che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere milioni nella testa. Chiamavano acqua il vino, seggiole il tavolino e tutte le parole le rovesciavano per benino. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso. Un giorno in quel paese capitò un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto. E senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera. E non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare dall'accalappiacani e chiudere in manicomio. È matto da legare, dice sempre la verità. Ma no, ma via, ma va. Parola d'onore, è un caso interessante. Verranno da distante, 500, e un professore per studiargli il cervello. La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla Gazzetta della Bugia. E infine, per contentare la curiosità popolare, l'uomo che diceva la verità fu esposto al pagamento nel giardino zoologico, e anche quel nome avevano rovesciato, in una gabbia di cemento armato. Figurarsi la ressa. Ma questo non interessa. Cosa più sbalorditiva, la malattia si rivelò infettiva. E un po' alla volta, in tutta la città, si diffuse il bacillo della verità. Dottori, poliziotti, autorità tentarono il possibile per frenare l'epidemia. Ma che, niente da fare. Dal più vecchio al più piccolino, la gente ormai diceva pane al pane, vino al vino, bianco al bianco, nero al nero. Liberò il prigioniero, lo elesse presidente, e chi non mi crede non ha capito niente. Ciao.